Sarà l'autopsia a dare elementi ancora più utili per chiarire il mistero che avvolge il ritrovamento di un cadavere avvenuto ieri sera in prossimità del laghetto artificiale di Piano de Cesare, frazione del comune di Moro d'Oro, al confine con quello di Notaresco. Il corpo dovrebbe essere di un 63enne proprio di Notaresco, scomparso nel pomeriggio di ieri. La sua vettura è stata trovata nelle vicinanze del laghetto. All'interno sono state rinvenute delle macchie di sangue. Proprio per questo, al momento non viene esclusa alcuna pista, da una colluttazione al suicidio. Ipotesi quest'ultima che sembra quella più accreditata dagli investigatori. Le macchie potrebbero essere dovute ad un primo tentativo non riuscito di togliersi la vita prima di buttarsi nel lago. Dopo il ritrovamento della vettura, nella serata di ieri sono entrati in azione una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e un'altra del nucleo sommozzatori presso lo stesso distaccamento. Le ricerche si sono concentrate sulla superficie del lago artificiale di circa 5.000 metri quadrati e sono state agevolate dall'impiego di una colonna di fari inviata sul posto dal comando dei vigili del fuoco di Teramo per illuminare l'area dell'intervento. Intorno alle 22.30 i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'uomo affiorare sulla superficie dello specchio d'acqua. Subito dopo i sommozzatori hanno provveduto a recuperarlo e portarlo sulla riva, dove è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto, oltre ai carabinieri di Notaresco, era presente anche il PM di turno Davide Rosati.